Perfetto, buongiorno a tutti, siamo alle 9:05, la ricezione è avviata, Io lo procediamo devo con tempo, chiamare però, ecco come la Flavia, perché giustifica devo farlo. rimane. Chiamo subito. Chiedo scusa, c'è qualcuno che ha il C'è microfono aperto, grazie. Maria che è in commissione trasparenza. Ah, ecco, perfetto. Baiocchi Roberto, Presente. Canale Carla, Presente. Di Vivo Patrizia, Presente. Cicca Fabio, Presente. Grazioli Giuseppe, Presente. occorre giustifica, No, grazie. Muropesso Marco, Presente. Pasetti Laura. Presente. Perfetto, come avete visto il verbale non è pronto, quindi lo approveremo settimana prossima. E se vuoi Roberto, prima del secondo punto della risoluzione hai una mail da leggere, che è la stessa che praticamente avete letto nella Commissione Ambiente, cioè la richiesta del Comitato di Quartiere Torino Decima, che chiede una congiunta, che però abbiamo visto che comunque a tre la congiunta non si può fare perché lui l'ha chiesta a bilancio, ambiente e commercio. Esatto, e la faranno commercio e ambiente, la faremo con ambiente. Esattamente, e per i problemi che si stanno sopraggiungendo con l'avanzamento dei lavori per la No, no, ecco, l'ho regionalizzazione di sentito, adesso Piazza me la sta Cinere. mandando, possiamo Sì, iniziare. esatto, quindi riterrei anche inutile andarla a verificare, questa mail, tanto non è di No, nostra vabbè, sì, è la competenza. stessa esattamente che avete letto là, comunque non ricade ancora nelle competenze, ecco, per il patrimonio, quindi, e neanche del L'intestazione in bilancio, corso, se quindi vogliono tratti del prima bilancio opportuno, della. la mettiamo agli atti e basta. Va bene, Quindi non dovendo fare. ok. Il verbale del 4 non era completo? Non ho capito. Io mi sono collegato da poco, Non non era so. pronto Pronto il Era il verbale. verbale non del 4, ma del 18 febbraio, perché quello del 4 è già Ah, stato no, approvato. chiede. Era del 18 Cioè, quello febbraio. del 4 lo dobbiamo approvare, però. No, l'abbiamo già Siamo approvato la all'aspetto settimana ufficio, quindi scorsa. abbiamo un po' di problemi. E Però con Baccaripata. me stanno accavallando, vabbè. Di Carlo Ok, Monti, allora, grazie. ancora. Era approvato la settimana scorsa, doveva essere in approvazione quello del 18, il verbale numero 5 del Beh, 18 troviamo febbraio, il però non verbale sono che riuscita a possiamo fare questa leggere, settimana. correggere e Allora, fare non tenete conto della mail che ho inviato poco fa. bene, non l'abbiamo neanche letta ancora, adesso No, vado no, l'ho a mandata proprio prima di collegarmi, quindi non ne tenete conto nessuno perché l'ho inviato a tutti, ma ho fatto confusione col verbale. Vabbè, ok. Come non ne tenete conto, cancellato. benissimo. Vedo solo che il consigliere Grazioli adesso è in attesa. Non so se è uscito, se sta al telefono o cosa. Lui può darsi che magari si sta scollegando e quindi a noi risulta in attesa, però noi non lo vediamo per farlo rientrare, Non lo capito? vedete per farlo rientrare, controllatelo magari. Forse il telefono, e quando Può darsi rispondi al che, telefono mi ecco, sa che succede questa cosa. quando riceve qualche telefonata, A tra esattamente. poco. Mamma mia, che è proprio. Roberto, scusa, perché sono. Dimmi, Matteo. Volevo. Questa mail che è arrivata, potremmo comunque riceverla anche noi della commissione, perché insomma, volevo questa mail che diceva prima G. Carmen. Comunque non è di competenza della Adesso allora consulta. guarda, Gliela giro gliela io. fa intanto la perfetto, Grazie, no, grazie. anche per, non solo per essere informate dei problemi, capito? Anche se non è di competenza. La giro a tutti, la giro a Grazie tutta la mille, commissione. grazie, Prego. grazie. Ma era solo per essere informati, ecco, non. Anche se non è di competenza, io non faccio parte né della commissione commercio né della commissione quell'altra coinvolta. Ecco perché volevo saperla. Urbanistica. Allora, Carmen sta mandando le mail per vostra opportuna conoscenza per leggerla. Non so se la volete discutere tutti quanti insieme, ma tanto è stato deciso che si fa una congiunta urbanistica e commercio. Al momento noi siamo esclusi perché non c'entravamo niente nel problema se non proprio di striscio, se così vogliamo dire. Quindi possiamo andare ad esaminare la proposta di risoluzione che avete ricevuto tutti e che io vi leggo per quantomeno nelle linee principali. L'oggetto è la necessità di garantire un immediato cambio di approccio
alloggio in collaborazione con la Regione Lazio, secondo quanto contemplato articoli 22 e 23 regolamento regionale numero 2 del 2000, prevedendo specifica quota di riserva per il cambio alloggio ai sensi della DGC 131-2021 ai legittimi assegnatari di immobili popolari che abbiano denunciato procedure irregolari al fine di garantire la loro che patrimonio residenziale pubblico definito ERP, edilizia residenziale pubblica a Roma è suddiviso in due grandi proprietà, una comunale e l'altra regionale. Roma Capitale dispone di 28.000 alloggi e l'ATER Roma di 48.000 alloggi che risultano essere tuttavia insufficienti. Quindi sono insufficienti gli alloggi per le fasce più deboli, almeno 12.000 persone sono in graduatoria in attesa da anni, mentre migliaia sono costrette a vivere nelle decine di occupazioni sparse in tutta Roma. In un contesto del genere si aggiunge l'assenza quasi totale di un riciclo degli immobili popolari, ovvero il rilascio da parte di quelle famiglie che nel corso del tempo sono uscite da una condizione di povertà e hanno potuto rivolgersi al mercato privato. Come denunciano gli organi di stampa, gli uffici del Dipartimento Patrimonio sono in grandissima difficoltà a controllare il proprio patrimonio pubblico. Considerato che numerose operazioni di indagine delle forze dell'ordine sono riuscite a far emergere l'esistenza di un racket delle case popolari, in particolare nel territorio del nono municipio presso gli immobili di Via Papiri e Santa Palomba, nonché a Via Lorizzo Spinaceto, alcune bande organizzate e radicate sul territorio dispongono di informatori che, dietro compenso, avvisano gli interessati sulla disponibilità degli appartamenti da occupare. La criminalità organizzata cerca di impossessarsi degli appartamenti regolarmente assegnati e i legittimi assegnatari che hanno il coraggio di ribellarsi o di denunciare il racket devono subire minacce o intimidazioni. Come nel caso riportato dagli organi di stampa, la signora Maria, da 30 anni assegnataria di un'abitazione nell'ater di San Basilio, la quale è stata testimone di tante violenze subite dagli occupanti regolari, ha dichiarato di aver paura non solo per sé ma anche per i suoi familiari. La criminalità organizzata prende di mira le persone più deboli, come gli anziani che vivono senza figli, oppure le donne sole o rimaste vedove, che hanno addirittura il terrore di uscire di casa. Chi vuole occupare un appartamento deve pagare 30.000 euro ai mediatori, i quali individuano gli inquilini assegnatari, ai quali propongono per lasciare a casa la metà della cifra pagata dalle nuove famiglie che vogliono entrare. E per chi rifiuta inizia una vera e propria persecuzione. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Comune Roma Eur risolve di impegnare la Presidente della Giunta a sollecitare il Sindaco e la Giunta a garantire un immediato cambio di alloggio in collaborazione con la Regione Lazio, secondo quanto contemplato dagli articoli 22 e 23 del Regolamento regionale numero 2 del 2000, prevedendo specifica quota di riserva per il cambio alloggio ai sensi della DGC 131-2021 ai legittimi assegnatari di immobili popolari che abbiano denunciato procedure irregolari al fine di garantire la loro incolumità. A firma della consigliera Canale e del consigliere Cerisola. A questo punto darei la parola alla collega Canale per darci una più ampia visione di questo problema. Scusa. Chiedo scusa, Patrizia De Vivo. Perdonatemi perché io ho una risoluzione diversa, non sono citati, ma è cambiata nel frattempo, non sono citati quegli articoli che dicevi tu. Se vuoi te la mando. Anche perché anche per... Patrizia, quella era una mozione. Avendo cambiato la risoluzione, ho tolto sia la strada del settimo municipio, perché era emerso nel corso della dicitura del consiglio che c'era la questione della strada del settimo municipio, sia ho aggiunto quello che ho esposto oralmente quando c'è stata la discussione, in modo tale da presentare già l'atto corretto in alcune parti e verificare poi se ci sono delle integrazioni, perché mi era parso di capire che volevano poi integrare il consigliere Gagliardi, se non ricordo male. E quindi la convocazione è arrivata a tutti, però non è venuto Manuel, insomma, quindi sì, questo era il motivo. No, avendolo potuto fare, perché dovevo cambiarla in risoluzione per presentarla in commissione, ci ho già fatto delle correzioni per evitare di perdere tempo, tutto qua. No, volevo la copia, ecco, perché anche perché diciamo anche gli articoli che hai citato, insomma, secondo me per quanto mi riguarda vale la pena andargli un attimo. Sì. Andiamo a vedere, sì, per carità, se volete. Sì. Allora aspettate che ricerco e ve li mando, così li leggiamo insieme. Anche la soluzione, grazie. Carla, ci puoi girare il testo, perché mi pare che non è stato allegato nella convocazione. Ah, non è stato allegato alla convocazione. No. Ah, non avevo capito, scusa Patrizia, aspetta, ora ve lo mando via mail o via WhatsApp, un attimo. Non avevo capito, infatti era quello.
Allora, un secondo, Sì, chiedo scusa, intanto do il benvenuto ai consiglieri Corrente e Gagliardi che vedo che si sono aggregati a noi. Ok, un attimo che la scarico, un secondo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque. Scusa, me lo mandate sulla mail istituzionale, vero? Adesso te la mando, sì. No, su quella, comune di Roma. Entrando nella mail. Sì, no, dico, sto entrando nella mail che già è sempre parecchio. Consigliere Canale, se mette anche a me in conoscenza, grazie. Sì. Fortuna che l'abbiamo letto allora. Sì, grazie. No, no, io pensavo che l'avessi. Non ci ho fatto caso, no. Roberto, che non era allegata. Piccola parentesi, Manuel, mi senti? Allora, Roma. Sì, un po' male, ma ti sento. No, solo per dirti che sono riuscito a attivare il Teams con la mail istituzionale. A fatica, ma ci sono riuscito. Chiusa la bandiera europeista ti ha portato fortuna. Ma ce l'hai, sai le istruzioni, Marco? Me le puoi dare anche a me? No, è che bisogna attivarsi tramite l'ufficio centrale al comune. Ti giro la mail, è un help desk. Grazie. Girala pure a me, Marco. Girala a tutti, va Marco. Gira a tutti. Grazie. Girala a tutti qua, va. Io non ne posso più. Grazie, Marco. Vabbè. Infatti lui non è più guest, vedi. Carla, dove stai girando tu? Il primo passaggio è andare di allegare il file dalla mail, la password. Ah, ecco, un attimo. Okay. Sto mandando adesso sulla posta elettronica istituzionale. Va bene, va bene. Un attimo, Carla. Lo sto mandando proprio adesso. Carla, però è giusta quella che ho letto io, giusto? No, vorrei aver letto. Una cosa per altro. No, giustissima, giustissima. Allora... l'avevo girata proprio per allegarla, comunque non fa niente, che tanto sto provvedendo io. Allora, Fabio, Patrizia, Laura. Marco. Giuseppe. Roberto, a te non te la mando solo perché l'hai già ricevuta, va bene? No. No, scusa. No, io già ce l'ho. Scusami, Carla. Carla, scusa, non mandavi anche gli articoli citati, perché io non... Se puoi, se no sì, ti faccio copia e incolla degli articoli sul corpo della mail. Sì, a tutti, non a me, grazie. Sì, è la mail di tutti, un attimo. Buongiorno. Buongiorno. Chi è che saluta? Io sono Daniela Boccacci, segretaria del Comitato di Quartiere di Santa Palomba. Ci avete convocato, no? Come... ci avete invitato a questo incontro stamattina? Buongiorno. Ti era stato detto che volevate partecipare, vi abbiamo invitato per questo. Sì. Sono il presidente, sono Baiocchi il presidente, chiedo scusa. Ah, molto piacere. Buongiorno, signore. Un attimo solo perché io sto facendo un'altra cosa.
vi mando solo il corpo degli articoli come con del mail, va bene? Sì, tranquilla. Meglio, così non dobbiamo cercarceli. Ok, vedete un attimo se vedo. È arrivata Carla, grazie. Ok. Ok, allora la prendo. Scusi signora Boccacci, ma stiamo girandoci una risoluzione per tutti quanti che non tutti avevano e quindi stiamo mandando il documento. Siamo un attimo di impasse.
Carmen, cortesemente, possiamo sospendere la seduta per 5 minuti, visto questo impasse che tanto tutti i consiglieri stanno ricevendo la risoluzione, la stanno leggendo. 5 minuti, sono le 9.28, 9.34, ci ritroviamo qui. Chiediamo scusa anche alla signora Boccacci, resti connessa comunque signora, se no come restiamo tutti, però senza registrazione. Grazie. Carmen, io posso chiedere una cosa? Se interrompiamo la registrazione? Se interrompiamo per 5 minuti la registrazione perché è un tempo morto che non mi piace. Grazie. Senti, Roberto, io non trovo, ho visto gli articoli che ha inviato Carla, ma non trovo la DGC 131 del 2021. Voi ce l'avete? Quella devo dire che non l'ho trovata nemmeno io. Articoli perché... ce l'ho. Ma quella lì non l'ho trovata, la DGC. Se DGG sta, volete però sono gli... Perfetto, la registrazione si sta riavviando. È ripartita. Vediamo se ci siete tutti. Di nuovo, buongiorno a tutti. La parola alla consigliera Carla Canale, grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, la bozza di risoluzione viene dal Consiglio del 3 marzo, come si era stabilito di discuterla, di ritirarla e discuterla in commissione per approfondimenti che poi erano stati richiesti dai consiglieri, soprattutto Gagliardi e Corrente, che sono oggi presenti. Allora, ad oggetto la questione del racket delle case popolari, che sono, come abbiamo detto, sia di proprietà del Comune di Roma sia di proprietà della Regione Lazio. Infatti ci sono 28.000 alloggi che sono ERP, cioè di proprietà di Roma Capitale, mentre 48.000 sono ATER. In particolare nel nostro municipio questa questione riguarda soprattutto le case popolari di Santa Palomba e poi la questione di Spinaceto, le case a Via Lorizzo. E siccome ci sono stati degli episodi di denuncia, come per esempio a San Basilio, della signora Maria, che è stata riportata su tutti i giornali, a cui sono seguiti i provvedimenti poi della prefettura e successivamente ovviamente delle forze dell'ordine, con la risoluzione lo scopo è quello di garantire alle persone che denunciano questi fatti e che questi fatti ovviamente siano accertati e quindi ci sia un avvio di procedimento con provvedimento della prefettura, che la mobilità in canale non la sentiamo più. Come non mi sentite più adesso? Adesso sì. Adesso sì. Allora mi avvicino al microfono. Dicevo, è la possibilità di consentire alle persone che facciano denuncia di questi fatti e che appunto a cui segua il provvedimento del prefetto o l'avvio delle indagini con provvedimenti urgenti, di potersi muovere utilizzando la mobilità prevista dal regolamento regionale
2 del 2000, agli articoli 22 e 23, e da quanto è disposto dalla DGC, cioè dalla delibera di giunta comunale che vi ho mandato, 131 del 2021. Quindi questo è il, diciamo, il contenuto dell'atto. Bene, a questo punto vorrei sentire la signora Boccacci come comitato del quartiere di Santa Palomba per avere anche una idea generale su tutto il quartiere, su tutta la situazione intanto. Fermo restando che poi credo che questa situazione sia comune a tante altre zone di tutta Roma, se vogliamo, ma anche del nostro municipio, tipo Laurentino 38, dove sono tutte abitazioni ater. Credo che ci sia lo stesso problema che persiste, insiste, penso da 60 anni, da 70 anni, da quando ci sono le case popolari e il loro stato di, chiamiamola inefficienza se vogliamo, ma di inefficienza. Prego, signora Boccacci. Ma anzitutto buongiorno a tutti e grazie di questa convocazione, di questo invito. Noi francamente non capiamo il motivo per cui ci avete coinvolto, nel senso che sono cose che già sapete, questa compravendita, questa occupazione di case non assegnate è a vostra conoscenza. Noi ecco, non possiamo che confermare dalle voci che sentiamo che questo problema esiste anche a Santa Palomba. Ora, se questo problema esiste, però, consentitemi, è perché non c'è da parte delle istituzioni un'attivazione di controllo, nel senso che questi, almeno qui a Santa Palomba, a Borgo Sorano, Borgo Sorano è diventato un fortino di delinquenza, nel senso che insieme a persone brave, a nuclei familiari buoni, no? Però ci sono altri nuclei che attuano azioni di prepotenza, come per esempio per quello che sappiamo si allacciano abusivamente alla linea di energia elettrica, si rubano a vicenda, questo sì, mettono le telecamere ai cancelli in maniera da vedere se arrivano le forze dell'ordine e quando arrivano mettono tutto quanto, nascondono tutto quello che devono nascondere. Grazie a Dio però abbiamo saputo ultimamente che c'è stata una grande retata, hanno arrestato le forze dell'ordine, hanno arrestato tante persone per spaccio di cocaina e gli abitanti ci stanno dicendo che adesso si vive meglio lì, perché appunto sono spariti gli attori principali. Però ecco, quello che noi rimarchiamo e che chiediamo alle istituzioni preposte, quindi a voi, che ci sia un controllo di queste case popolari. Le case popolari sono proprietà del Comune di Roma? Bene, il Comune di Roma deve controllare. Quando lo Stato interviene, i margini di criminalità diminuiscono vistosamente, perché questi bravi signori fanno quello che gli è concesso. Se non c'è spazio per le loro attività, loro sono, diciamo, automaticamente si ritirano. Quando lo Stato si ritira, loro si allargano, cioè, certo. No?
Quindi il problema vero è il controllo. In Italia manca il controllo su tutti i fronti, perché il controllo è una cosa sicuramente antipatica, ma necessaria. Quindi io ho letto sul regolamento regionale del 2000, il numero 2, ho letto che c'è la possibilità per i nuclei che hanno occupato che il comune riservi almeno il 25% delle abitazioni libere a questi occupanti che verrebbero poi estromessi dalle case che hanno occupato. Cioè, è vero che gli occupanti è giusto che lascino l'appartamento a chi ne ha diritto, ma è vero pure che sono nuclei che si hanno occupato è perché hanno bisogno di un'abitazione. Quindi il comune contestualmente, mentre deve liberare questi alloggi, contemporaneamente deve però garantire a queste persone non autosufficienti su tutti i fronti, insomma, una dignitosa sistemazione. Ora, noi rileviamo che a Santa Palomba ci sono due entità che sono state dismesse. Allora, una è la ex RAI. Nella ex RAI, avete presente, no? Sulla via Ardeatina, al chilometro 21 e 600, c'è il complesso della stazione trasmittente della RAI, che è stata dismessa dalla RAI circa 20 o 30 anni fa, non lo so. Comunque lì ci sono almeno 14 abitazioni, che alcune sono state occupate, alcune no. Insomma, lì sarebbe da il comune di Roma dovrebbe farsele assegnare da Rai Way, perché non ci sta facendo niente Rai Way, lì è tutto abbandonato. Quindi magari se queste palazzine potessero essere messe a disposizione di nuclei familiari bisognosi, sarebbe. E poi al chilometro 20 e 600, sempre sul comune di Roma, c'è un alloggio che appartiene alla cabina elettrica dell'Enel, anch'esso è disabitato. E anch'esso è stato occupato più volte, ecco. Però sono di proprietà privata, signora, questi manufatti che lei dice, sia la casa dell'Enel sia quella della RAI. Sì, però magari sequestrarli e farne proprio uso, credo. Scusa, l'area del... Chi è? Marco Muropes. Però dico, sono alloggi che potrebbero essere disponibili. Questa è una proposta, quella che stiamo facendo, per carità. Certo. Però ecco, la situazione è complessa e va gestita. Siccome non è gestita da nessuno, ognuno fa come gli pare. Questo è il problema. È in dubbio. La ringrazio dell'intervento, signora. Vedo che c'è il consigliere Corrente che chiede la parola concessa al consigliere. Grazie. Sì, grazie presidente. No, mi riallaccio all'intervento della signora Boccacci, anche per un po' contestualizzare quanto lei ha affermato, che è vero, come sottolineava lei, il discorso di Rai Way, quella è una società privata. Lì c'è un problema, insomma, di occupazione, peraltro c'erano dei mosaici importanti, anche insomma
di rilevanza, insomma, sì, anche artistica, che sono andati perduti, quindi quello è un segno di degrado e d'abbandono, ahimè, drammatico da parte di una società privata e di un mancato intervento dell'ente locale a tutela di quel bene, anche non solo edilizio, ma soprattutto anche artistico. Detto questo, ritorniamo sul tema della risoluzione, nella quale comunque ancora si continua a fare confusione, come rilevato in consiglio, tra ERP ed emergenza abitativa, perché Borgo Sorano, e mi dispiace che non sia stato invitato oltre a Santa Palomba, che conosce la realtà di Santa Palomba, ma il comitato di quartiere di Borgo Sorano, che è una realtà che, tra le mille difficoltà che segnalava la signora Boccacci, cerca di mantenere un minimo di legalità, diciamo proprio la parola esatta, all'interno di una situazione in completo abbandono, perché oggettivamente, come diceva il Consiglio, ma è bene ribadirlo ogni volta perché spesso sfugge, questa situazione di emergenza abitativa di Borgo Sorano, quindi via degli Astrini e via dei Papiri, sono proprietà private che da 20 anni il Comune di Roma affitta a 1 milione di euro l'anno, quindi parliamo di 21 milioni di euro l'anno che il Comune di Roma ha dato a una società privata, e questo è documentato e documentale, per fare vivere le persone come nelle favelas, forse peggio delle favelas brasiliane. Detto questo, è bene sottolineare che nella situazione di Borgo Sorano, che ripeto è emergenza abitativa, quindi non c'entra con l'ERP, è un'altra faccenda che secondo me andrebbe affrontata in dettaglio nelle sedi opportune, il Comune di Roma non si sa se e cosa introita dagli occupanti autorizzati, legali, titolati e quelli che invece occupano abusivamente, con tutte le violenze del caso che accadono in quella realtà, come in altre realtà, non solo di questo municipio. Detto questo, ecco, ritorno sul tema della risoluzione dicendo che su questa tematica di Borgo Sorano, e qui sì, mi rilascio al discorso del controllo della signora Boccacci, manca un controllo, ma dell'amministrazione capitolina, ma non è un problema di quelli di adesso, quelli di prima, quelli di prima ancora, perché parliamo di 21 anni di abbandono. Allora, o c'è una volontà di questa amministrazione di cominciare a mettere in fila un po' i nodi del discorso per dare un segno tangibile di cambiamento, facendo un censimento reale delle situazioni, degli introiti, della normalità barra legalità di quella situazione, e quello è un piccolo passo per dare titolarità alle persone che hanno necessità di avere un alloggio e non solo in condizioni di poterlo avere con altre situazioni, oppure continuiamo a parlarci addosso in maniera autoreferenziale, sbandierando bandiere di legalità legittime, condivisibili, ma che poi nel concreto, e io ripeto spesso questa parola, sarò anche monotono, ma vorrei che questa amministrazione cominciasse, come sta facendo, a fare azioni concrete e non inseguire mozioni, cioè sta diventando un mozionificio questa consigliatura, che diventa poi una, si porta in commissione, però poi nel concreto, e mi rilascio anche a quanto detto in consiglio ieri, non vedo che siano proposte azioni che danno un segno tangibile, se non il post su Facebook / l'articolo su Roma Today, del quale francamente i cittadini che vivono le precarietà non hanno bisogno. Grazie. Grazie consigliere, la parola ora è al consigliere Gagliardi. Grazie presidente, io faccio mie le parole del consigliere Corrente, chiaramente anche il riferimento al mozionificio lo trovo assolutamente calzante, ma soprattutto perché abbiamo un problema di fondo, cioè l'ottica dell'amministrazione locale, l'ottica del governo, della macchina amministrativa è un'ottica anche profonda, no? Cioè vorrei richiamare
rapidamente veramente l'attenzione su un aspetto, cioè la mozione in fondo è un impegno politico, ma anche una delega politica alla Giunta, perché questo poi di fatti si consuma nella zona dell'impegno. E quindi è chiaro che demanda comunque un lavoro di approfondimento, lavoro di approfondimento che potrebbe essere tranquillamente svolto all'interno delle commissioni, cosa che, come dire, motiva molta parte del fatto che le nostre commissioni non sono, come dire, affette da grafomania, ma stanno cercando di approfondire il più possibile. Guardate, io chiaramente posso portare la testimonianza della mia commissione urbanistica, dove passiamo più e più volte su argomenti, interlocuzioni con comitati di quartiere, interlocuzioni con operatori, realtà istituzionali, non solo, per cercare poi di non solo di mettere il pezzettino di carta, ma proprio di strutturare un lavoro che vada a dama, perché poi è questo quello che effettivamente poi mi sembrava anche trasparisse dalle parole del comitato che è intervenuto prima. Vengo all'argomento di oggi. Ho avuto modo in consiglio, così come abbiamo avuto tutti, di parlare in prima battuta del primo rilascio di questo atto. Lo stiamo facendo ancora di più adesso, visto che ha cambiato anche un po' i suoi connotati, sicuramente sotto alcuni aspetti è migliorata, però, come dire, il peccato originale di questo atto rimane sostanzialmente sempre lo stesso. Cioè, da una parte si va a fare un riferimento comunque sia all'utilizzo delle quote di riserva relativa all'ERP, apro piccola e rapida parentesi, ricordiamoci che all'interno dell'ERP non è considerata l'emergenza abitativa, quindi tutto quello che noi ci stavamo dicendo sulla situazione di Santa Palomba e di tante altre situazioni simili non ricadrebbe comunque, anche volendo, all'interno di questa idea politica che stiamo lanciando verso le giunte capitoline o municipali. Primo punto. Secondo punto, mi sembra evidente che il percorso sia un percorso molto più complesso, molto più, se vogliamo, anche avvincente da un certo punto di vista, ma lo metto in una forma problematica cercando di essere il più chiaro possibile. Ma rendiamoci conto che, come dire, l'incolumità e la sicurezza delle persone all'interno di uno strato, come dire, democratico, di diritto positivo, fatto di pesi e contrappesi, ha bisogno dell'intervento di una serie di figure che, per tante ragioni, anche, come dire, perché questo è un atto politico, forse non è essenziale guardare alla forma del nostro, come dire, diritto costituito, della nostra struttura statale, impegna il sindaco a prevedere, a farsi carico, a spostare persone, ma scusatemi, noi ci troviamo di fronte a un argomento delicatissimo, un argomento che ha a che fare con criminalità organizzata in alcuni casi, altri casi semplicemente atti illeciti o comunque di rilevanza penale. Abbiamo di fronte a noi, come dire, la strada maestra e normale dovrebbe essere la denuncia, quindi rivolgersi allo Stato, ma anche alle strutture di sicurezza, quindi di polizia e giudiziarie di questo Stato, le quali sarebbero in teoria le uniche deputate a soppesare la situazione, a capire, a tutelare, a avviare un percorso veramente di tutela. Perché guardate che chi denuncia fenomeni mafiosi non basta che lo sposto dal civico 30 al civico 54 o che lo sposto da Roma Sud a Roma Nord. Il problema è molto più serio di così, perdonatemi. Quindi come si può andare a immaginare, e leggo le parole della risoluzione, quindi non mi metto a fare, come dire, l'interpretazione dei testi sacri. Qui c'è un sindaco che in teoria, come dire, motu proprio, sulla base di una denuncia, fra l'altro neanche specificata che tipo di denuncia, se una denuncia nei confronti del comune, perché vi ricordo che Comune di Roma e ATER hanno al loro interno un, fra virgolette, ufficio di denunce, con cui gli inquilini possono andare a dire atti di occupazione o comunque non regolari all'interno della loro struttura. Quindi noi a che cosa stiamo facendo riferimento? Alle denunce penali con il percorso giusto, legale, perché poi andiamo a sconvolgere la vita delle persone e a chiedere, fra l'altro, l'utilizzo del patrimonio ERP, che ha anche i suoi pesi e contrappesi. E vorrei sottolineare, la quota di riserva non è una quota che sta là parcheggiata in attesa di essere utilizzata. La quota di riserva è utilizzata per alcune specifiche, l'avevamo vista anche l'altra volta con l'articolo 22 del regolamento 2 del 2000. Sostanzialmente
viene utilizzata per tante cose e come dire, anche tanti piani che sono attualmente in uso. Voi lo sapete che una parte avete, perché arriviamo sempre sul nostro territorio, a Dama, no? Cioè, lo sapete che l'operazione del quinto e del sesto ponte, che è anche quella un'occupazione, che però noi, comune, noi, regione, noi, municipio, stiamo affrontando non come una questione securitaria e legalitaria, ma che stiamo affrontando come per quello che è, cioè un'emergenza prevalentemente di natura sociale, lo sapete che si sta utilizzando anche una quota per questi tipi di sgomberi su Roma? Proprio perché non c'è più la volontà, come invece è avvenuto anche su immobili del Comune di Roma nel recentissimo passato, di andare lì con le forze dell'ordine, prendere quelle situazioni di disastro sociale, di emergenza sociale, buttarla in mezzo a una strada soltanto per dire abbiamo liberato, ma che invece, guardate la situazione del Caravaggio e guardate tante altre, sono state prese, accompagnate in un percorso in carico ai servizi sociali, trovate soluzioni alternative e anche in questo percorso utilizzate le quote di riserva, perché per quello vengono utilizzate. Vengono utilizzate se c'è un incendio, vengono utilizzate se c'è un problema, come dire, strutturare un palazzo, vengono utilizzate, per esempio, nel caso di Corviale sono state utilizzate per poter fare il ripristino, la rigenerazione del piano quinto del cosiddetto manufatto verde. Cioè, allora, il senso è, la realtà è complicata, per questo non ce la possiamo risolvere, non ci possiamo lavare la coscienza con delle azioni così tanto semplici dal punto di vista anche politico. Cioè, quello che va fatto è un'operazione. Mi sentite adesso? A tratti. Ok. Comunque, rapidamente, quello che intendevo dire è semplicemente: io penso che l'atto, così come dicevo l'altra volta, anche questa volta, sia oggettivamente irricevibile. Molto orientato sicuramente a concludersi nell'atto stesso, ma l'argomento è molto 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 più complesso e richiede semmai la costituzione di un tavolo, semmai la costituzione di un percorso, ma questo anche a fronte di un piano che è in corso di aumento del patrimonio pubblico. Aumento del patrimonio pubblico che è anche prevista all'interno del Laurentino, perché lì le quote di abbattimenti dei ponti dovranno poi potranno essere poi utilizzate per creare nuovi alloggi. Il reperimento sul mercato dell'acquisto di nuovi alloggi che avviene con procedure di evidenza pubblica e con dei bandi, cioè non si può pensare che la quota di riserva sia, come dire, un pozzo senza fine a cui attingere, ma soprattutto non si può pensare che queste cose possano essere gestite fuori dai percorsi legali, amministrativi, giudiziari e dovuti oltretutto. In conclusione, io insomma, mi sembra una mozione che, se nelle intenzioni io, come dire, sottoscrivo, perché ovviamente tutti vorremmo fare questo, è molto vaga. Come ci approcceremo di fronte a un'occupazione che potrebbe essere anche quella di un nipote che vive con una nonna legittima assegnataria, il nipote non può succedere nel contratto, a un certo punto la nonna muore, lui rimane all'interno del contratto e c'è una denuncia appunto a questa persona, come dire, inerme, che sicuramente è illecita la sua posizione, ma che non è questo il punto neanche della mozione. Cioè, di fronte a un vaglio che non avviene dall'autorità giudiziaria e dalle forze di sicurezza, ma in base a cosa procediamo? Com'è pensabile di proporlo? Grazie. Grazie consigliere, adesso la parola alla consigliera Canale. Allora, francamente mi è sembrato di sentire il consiglio bis, cioè, allora lo scopo di mandarla in commissione era quella di lavorarla e fare le modifiche che avrebbero dovuto apportare i consiglieri Corrente e Gagliardi, che hanno fatto questi rilievi. Invece mi sembra che non solo non apportano modifiche, ma continuano a ritenere che non si debba fare proprio. Quindi prendo atto di questo fatto, insomma. Cioè, d'altro canto, in realtà, come ho già spiegato in aula, l'articolo 22 e 23 della mobilità prevista dal regolamento regionale, tra i vari motivi, prevede gravi motivi. E questo sicuramente è un grave motivo. Quindi non è che uno non vuole tutelare gli occupanti senza titolo, ma vanno tutelati anche le persone che ovviamente denunciano situazioni che non riguardano l'occupazione senza titolo in senso stretto di emergenza abitativa, ma riguardano atti illeciti, che è un'altra cosa proprio, cioè che è finalizzata poi a eseguire atti illeciti come spacci,
e racket e vendite di assegnazioni. Questo è il senso. Se non si è capito, mi dispiace. Tutto qua. Grazie consigliera. La parola al consigliere Muropes. Sì, grazie presidente. Volevo dire due cose. Una, sicuramente l'osservazione che faceva il consigliere Corrente sul mozionificio o risoluzionificio è una battuta d'effetto, ma nemmeno tanto battuta. La questione in generale, adesso non mi riferisco a questo documento in particolare, la questione, il problema non è tanto se c'è un mozionificio o risoluzionificio o deliberificio, la questione è andare a verificare tutti quanti noi periodicamente poi l'effettiva ricaduta di quegli impegni che vengono indicati in queste mozioni. Il problema non è la quantità di mozioni, il problema è quanto queste mozioni poi vengono messe, concretizzate, perché noi mettiamo sempre impegna, poi dobbiamo verificare, ma è stato fatto quello, è stato rispettato quell'impegno? Questo lo dico in generale, quindi come traccia che dobbiamo usare come consiglio in generale, ma come commissione anche nostra in particolare, verificare che ci sia l'effettiva poi applicazione di questi impegni, perché noi finora abbiamo fatto, giustamente come è stato segnalato, una caterva di mozioni eccetera, però dobbiamo anche verificare la ricaduta effettiva di queste mozioni. Quindi il problema non è tanto sulla quantità delle mozioni, quanto poi sulla ricaduta effettiva di queste mozioni o risoluzioni che si vanno a fare. Invece, per quanto riguarda il dispositivo del documento, allora qui si dice sollecita il sindaco a garantire un immediato cambio alloggio in collaborazione con la Regione Lazio, quindi non è un tanto una cosa, diciamo, un modo proprio del sindaco così isolato, secondo quanto contemplato si cita, e poi c'è la frase prevedendo specifica quota di riserva, c'è scritto prevedendo specifica quota, non c'è scritto utilizzando la quota già in essere, quindi è diciamo, non va a togliere da come è scritto quello che è già previsto, ma sì, in collaborazione con la Regione, prevedere una specifica quota. Quindi non vedo contrasto con quanto già esistente. E poi la questione è, se non attiviamo questo, e il problema c'è, che cosa facciamo per queste persone che si trovano in queste difficoltà? Cioè, io ho l'impressione che con le giustificazioni, diciamo anche reali, di approfondimento, però poi si rischia di non fare nulla. Quello che mi sentirei di suggerire, adesso poi vediamo anche la forma proprio, diciamo, testuale, è di mandare avanti questa mozione inserendo questa risoluzione, se volete magari inserendo un riferimento anche all'avvio di quel percorso che segnalava il consigliere Gagliardi, cioè intanto sollecitiamo questo avvio di rapporto tra il sindaco e la regione per specificare una quota di riserva diciamo dedicata, e poi avviamo un approfondimento per studiare altri metodi, altri sistemi per evitare anche che ci si arrivi a questa situazione, perché poi noi stiamo qua rincorrendo delle questioni che purtroppo si sono verificate, come diceva la signora prima, perché come sappiamo, se uno lascia uno spazio libero qualcun altro lo va a riempire, e non è sempre detto che chi lo va a riempire è diciamo quello che avremmo voluto o che preferiamo. Quindi secondo me diciamo questa proposta di risoluzione è accettabile, nel senso che possiamo anche rafforzarla con queste specifiche anche nel tempo, diciamo di intanto partire con questo dispositivo, perché se no significa non fare nulla,
E poi magari aggiungere, integrarla se volete con questi, un riferimento a un percorso di ulteriore approfondimento, ma cioè, secondo me tra il fare tutto e non fare niente forse ecco c'è qualcosa di mezzo, quindi secondo me, ripeto, io non vedo contrasti sul dispositivo, casomai possiamo integrarlo con, se siamo tutti d'accordo, trovando la forma per dare anche un seguito alla risoluzione, cioè dire intanto partiamo con questo e poi facciamo anche quest'altro. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto vorrei dare anche una mia impressione e non dico soluzione del problema. Proprio perché si parla di mozionificio, di mozioni in aggiunta, quant'altro, eccetera, che poi non le controlliamo, non le verifichiamo, non andiamo a vedere, io ritengo che tocca essere un po' più pragmatici. E io vi dico in tutta competenza, in tutta sincerità, io ritengo che la priorità è già stata assegnata dalla Regione Lazio per le assegnazioni, perché hanno inserito gravi necessità dell'assegnatario e del suo nucleo familiare. E qual è la grave necessità se non una denuncia presentata contro un racket e un pericolo di danni fisici, psichici o altro? Quello che è che non spetta a noi municipio o al comune o alla regione o al comune e regione congiuntamente, come diceva il consigliere Muropes, spetta solamente all'autorità giudiziaria stabilire le gravi necessità, chiaramente a fronte di una denuncia di ed accertamento di fatti violenti sia fisici che altro. Io dico che qui noi non abbiamo, cioè la vedo perfettamente inutile questa mozione, non me ne voglia la consigliera Canale, io capisco il suo pensiero finalizzato ad aiutare queste persone, ma non possiamo prevaricare quella che è l'autorità giudiziaria. È l'autorità giudiziaria che ci deve dire questi signori hanno un problema, intervenire e dategli l'alloggio. E io credo che né il comune né la regione si tirino indietro di fronte a una richiesta dell'autorità giudiziaria. Anche perché ove non ce ne fosse poi disponibilità di appartamenti di unità abitative per qualsiasi motivo, perché magari abbiamo dato la casa agli ucraini, abbiamo dato la casa a tutte altre situazioni drammatiche che ci sono su Roma e ne abbiamo più tante, il Ministero degli Interni e la Prefettura hanno le loro unità abitative. Quindi è una competenza, secondo me, assolutamente non è una competenza di regione, comune o municipio. Noi siamo solo l'ultimo anello di una catena che deve arrivare e di una procedura che deve arrivare dalla autorità giudiziaria. Ci sono loro a decidere chi e come e perché debbono avere una casa in questi frangenti, se hanno presentato una denuncia, se hanno minacce o altro. Noi non siamo in grado. Questo è il mio pensiero. La parola di nuovo alla signora Boccacci. Grazie. Sì, grazie. Allora, voglio dire questo. Se c'è il controllo che ci dovrebbe essere, non ci sarebbe neanche forse bisogno di molte denunce. Ora le denunce diciamo più gravi ovviamente sono d'accordo con il presidente Baiocco, con il presidente scusate Baiocchi, va bene signora, il presidente Baiocchi, sì. ecco, però se ci fosse un controllo diciamo continuato, molte situazioni si potrebbero regolarizzare così in via come amministrazione civile e non giudiziaria. Poi un'altra cosa,
chi è la società? Quindi il comune di Roma non è il colui che gestisce Borgo Sorano. Il comune di Roma ha delegato a una società privata la gestione di queste case popolari. Sì o no? Se vuole, sì, perché quella lì è emergenza abitativa e quindi sono dei residence, sono delle strutture private che vengono utilizzate soltanto per dare la struttura, insomma. Ma non è ERP, non è patrimonio pubblico, non è edilizia residenziale pubblica. Come direbbero quelli bravi, non è edilizia sovvenzionata. Se vuole le rispondo nel merito. Allora, Borgo Sorano è di proprietà della Cogesan Santarelli, che lo affitta al Comune di Roma dal maggio del 2001 ai fini di emergenza abitativa. Il contratto iniziale non era per emergenza abitativa, ma era un, diciamo, cadeau che veniva dato reciprocamente, da una parte a fronte di un denaro, da una parte a fronte di alloggi, e che si è trasformato in emergenza abitativa. La gestione è del Comune di Roma ora, ma la proprietà è privata ed è emergenza abitativa, non è ERP. Non è ERP. Perfetto. Quindi, allora la proprietà è Cogesan, però la gestione è del Comune di Roma. E chi è che quindi avrebbe in carico al patrimonio del Comune di Roma che gestisce quella situazione per l'emergenza abitativa di Roma Capitale? È come quindi, se il Comune subaffittasse, diciamola così. Utilizzasse un bene che affitta, sì. Esatto. E quindi il controllo comunque è del Comune? Assolutamente sì, il Dipartimento. Il controllo del è del Comune? Dovrebbe essere. Ecco, quindi noi come comitato di quartiere, per spingere questa situazione che è impantanata da tanti anni, che cosa possiamo fare? Possiamo chiedere al Comune di Roma che intervenga, che faccia quello che deve fare, chiede maggiori controlli, ce lo sta chiedendo, maggiori controlli sulla situazione abitativa, ma credo che già ci siano questi controlli, anche se sono molto leggeri, se vogliamo dire, e di riverificare il tutto. Noi possiamo prenderci carico di segnalare questa cosa e sollecitare questo vostro intendimento al dipartimento che se ne occupa. Noi possiamo intervenire in questo modo. Possiamo vedere di mettere giù una risoluzione, la rinviteremo di nuovo, in modo che così valutiamo anche il testo insieme a lei per un sollecito al Dipartimento per un maggior controllo sulla situazione abitativa di Santa Palompa e dell'altra unità abitativa che diceva prima. D'accordo. Perfetto, grazie. La parola alla consigliera De Vivo. Ho ascoltato con moltissimo interesse tutti gli interventi finora fatti, specialmente quella del comitato di quartiere, la signora Daniela Boccacci, che secondo me ha comunque... C'erano delle cose che io non concordo, io lo dico subito, però tanti altri spunti interessanti su cui dobbiamo riflettere e concordare. Cos'è che non concordo? Quando la signora Boccacci prima ha detto le persone che occupano e che occupano illegalmente una situazione hanno anche loro bisogno di rientrare, diciamo, di avere un alloggio perché lo occupano. In realtà quelle persone è vero che hanno bisogno di un alloggio, ma se una persona che va là e occupa una casa e noi perché l'ha occupata proponiamo, l'inseriamo in un altro circolo virtuoso di dargli la casa, credo che la situazione possa diventare addirittura pericolosa o incentivare queste occupazioni. Quindi su questi prendo per buono invece il messaggio che lei voleva raccontare, per dire se queste persone occupano una casa, ne hanno bisogno, devono uscire da quella casa, però effettivamente devono entrare in un'altra
ma devono rientrare in coda, non devono rientrare in testa, devono rientrare in coda su per forza, perché altrimenti se io volessi immediatamente una casa andrei lì, scassinerei la porta, entrerei, eccetera. Quindi è un esempio che mi ha, è un esempio di utilizzo della legalità, cioè da una parte noi dobbiamo conoscere i problemi e intervenire, da un'altra parte dobbiamo utilizzare tutti i mezzi possibili, legali, che le nostre leggi, le nostre normative ci mettono a disposizione, senza trovare delle scorciatoie. Ecco, parlando delle scorciatoie, questa risoluzione non è nemmeno una scorciatoia, è una qualche cosa che potrebbe addirittura rovinare, diciamo, tutto l'impianto così delicato che abbiamo capito è messo a supporto del problema. Allora, innanzitutto gli articoli 22 e 23 citati all'interno del regolamento regionale, citati all'interno della risoluzione, a mio parere non sono applicabili, Carla, perché anche se c'è scritto gravi necessità, ma lì si parla di un bando, cioè persone che a un certo punto hanno una grave necessità e vanno lì e utilizzano un bando della regione per chiedere una casa. Questo non significa, queste persone lo potranno comunque usare, ma fino a che i tempi del bando, eccetera, queste persone riescono a trovare una casa, credo che non sia un articolo applicabile a questa risoluzione. Addirittura secondo me è fuorviante, perché io molto spesso ho notato che in generale tutta la normativa in qualche modo è tirata un po' per i capelli dai legislatori. Mi metto anch'io nel campo dei legislatori, perché anche nel nostro piccolo siamo dei piccoli legislatori, no? Anche se non scriviamo leggi, ma utilizziamo queste leggi ai fini che noi crediamo giusti e corretti, però molto spesso le utilizziamo male. E questo secondo me è uno dei casi, Carla, perché quelle gravi necessità è proprio... Consigliera De Vivo, ti sei mutata? Oddio, ho toccato il mouse e questo, diciamo, è un argomento. Il secondo argomento, il terzo, volevo giusto dire alla signora Boccaccio che io ho lavorato per 30 anni lì a Santa Palomba. Avevo, piccola parentesi, stavo nell'ufficio lì accanto, non so se lei conosce la Telesoft, che è quell'ufficio che sta a via degli Agrostemmi, e lì avevamo Borgo Sorano accanto, ma è proprio un enclave, è proprio chiuso. Io effettivamente, insomma, non è un posto, bisogna assolutamente intervenire per migliorarlo e portare dei servizi. Ecco, una delle cose che potremmo teoricamente chiedere per aggiustare, perché insomma Carla Canale sta ponendo un problema, non è che, anche se mi sembra che ci sia, stiamo diventando un esamificio, abbiamo una sorta di mania, di forse anche la voglia di sistemare tante cose nel municipio, però dobbiamo non commettere errori mentre facciamo questa cosa, perché dobbiamo essere certi che le cose che facciamo abbiano abbiano effettivamente una effettività sul territorio. E non mi va più di fare enunciazioni sinceramente blande per dimostrare che abbiamo fatto delle cose che poi in realtà non abbiamo fatto. E l'approfondimento di una commissione è proprio questo. Ora, partendo dalle cose che abbiamo detto un pochino tutti, e anche Roberto Baiocchi prima, potremo proporre una risoluzione in cui evitiamo di entrare nel discorso delle percentuali, delle quote, delle percentuali di riserva, che abbiamo capito anche dall'intervento di Manuel e anche dall'intervento di Giulio, che non sono, andiamo a mettere la mano su una questione delicatissima, e poi ci potremo fare anche del male, o addirittura potremo essere tacciati di poco approfondimenti. Noi potremmo provare a fare un tavolo
però sto inventando, quindi in cui c'è da una parte, insomma, innanzitutto un tavolo con l'avvocatura di Roma per cercare di capire, questo sto inventando Roberto, quindi non così, ascoltando così, un tavolo con l'avvocatura di Roma per capire in che modo legalmente possiamo aiutare queste persone che si trovano in questa situazione, per esempio. Quindi non so nemmeno se lo possiamo fare, però lo sto buttando lì. Perché effettivamente queste persone hanno anche bisogno di assistenza legale a un certo punto. E quindi fornire assistenza legale a queste persone potrebbe essere gratuita, come Roma, come Comune di Roma, potremmo provarla a fare. Un'altra cosa è fare invece a questo tavolo con l'Avvocatura di Roma potremo anche cercare abbiamo anche un altro tavolo, noi, già importante, già messo in piedi, che è quello messo in piedi dal prefetto, di cui fa parte anche, fanno parte tutti i presidenti del municipio, no? Se vi ricordate, abbiamo i tavoli per la sicurezza. Ecco, possiamo girare questa mozione dicendo di portare all'attenzione del tavolo di sicurezza se ci sono delle azioni tipo controlli, che diceva prima la signora Daniela Boccacci, e su questo secondo me il suo intervento è stato fortissimo, cioè portare a quel tavolo in che modo noi possiamo portare dei controlli in questi luoghi indicati da Carla, indicati dalla Boccacci o indicati dallo stesso tavolo sulla base delle denunce che arrivano, in che modo noi possiamo aumentare i controlli affinché diventino meno, affinché la legalità sia ripristinata. Lo diceva prima anche Daniela Boccacci, da quando hanno fatto una retata, no? Lì in quella zona, è visibilmente tutto migliorato. Noi non possiamo mettere polizia, ovviamente non abbiamo la possibilità di poter mettere la polizia ovunque, immagino, o in comune grosso come Roma, però organizzare dei presidi, dei controlli, dei tavoli. Ecco, noi abbiamo la possibilità di avere questo osservatore, abbiamo già questo osservatore della sicurezza impiantato, non so se la signora Boccacci lo sa, questa cosa. Permettimi, questo controllo che chiedeva la signora non è che si deve risolvere in una maggiore presenza di polizia, altrimenti facciamo uno stato di polizia, mettiamo i carri armati per strada e dovremmo mettere forze per tutta Roma. Si deve risolvere solamente con una riorganizzazione dell'Istituto Autonomo Caso Popolari e del Comune di Roma, dove siano efficienti i servizi, dove sia efficiente una anagrafica di chi ha diritto alla casa e di chi non ce l'ha, e chi non ce l'ha esce e si rimette in coda alla lista, punto. Questo è quanto, quindi questo è il controllo che chiedeva la signora. Non credo che chieda la NATO nel quartiere di Santa Palomba, non credo che nessuno di noi voglia, poi visti i tempi che stiamo correndo adesso, nessuno di noi voglia una forzatura di questo tipo. Se hai terminato l'intervento, darei la parola alla consigliera Cavallo. Devo aggiungere che possiamo anche coinvolgere, fare un osservatorio municipale sulla sicurezza, anche questo. Ma credo che già ci sia osservatorio municipale sulla sicurezza. Del prefetto ci sarà sicuramente. Quello che è stato istituito, sì, ma anche con i cittadini, insomma, io intendevo un osservatorio come con la partecipazione dei cittadini. Comunque no, io non voglio mettere uno stato di polizia, però penso che questa nuova struttura fatta a novembre con il prefetto, che possiamo in qualche modo portare a quel tavolo anche questa problematica, se non ce l'hanno già. Bene, questa è una cosa che possiamo esaminare, vedere di segnalarla in qualche modo. Vedo che c'è il consigliere Ecca in attesa, Carmen, non so se debba entrare o se forse sta al telefono. Comunque, la parola... Se hai finito, Patrizia? Hai terminato, Patrizia?
Sì, ho terminato, potrei dire anche altre cose, però in questo momento mi sono stata interrotta, quindi magari intervengo dopo. Comunque la risoluzione così com'è, giusto per chiudere, continua, dobbiamo trovare il modo per modificarla. Io continuo i contenuti che ci sono, a mio parere non sono adeguati e possono addirittura fare dei danni, ecco, questo volevo dire. Grazie. La parola alla consigliera Canale. Consigliera Canale? Si è mutata. Pronto? Allora, eccola, perfetto. Non mi ero smutata. Allora, dicevo, premesso che gli articoli 22 e 23 del regolamento riguardano le persone che sono assegnatarie con bando, quindi la parola bando riferita agli articoli si riferisce alle case e alle persone che sono già assegnate. Abbiamo persa, consigliera. No, come mi avete perso? Pronto? Ogni tanto sparisce la voce, Carla. E dicevo, non si riferisce, cioè sono bandi che sono già in essere, le assegnazioni già sono avvenute, si riferisce alle assegnazioni corrette di queste persone che hanno gli alloggi e che quindi per gravi motivi in cui può rientrare questo possono essere spostate con il principio della mobilità. Ok, questo quindi non è che devi fare un altro bando di gara, tanto per essere chiari. Per quanto riguarda poi l'osservazione del presidente Baiocchi, non è così, cioè non è che praticamente la denuncia penale e il provvedimento giudiziario sposta la persona da una casa a un'altra. Lo spostamento si fa attraverso le normative appunto regionali e comunali e con i gravi motivi. E diciamo che l'accertamento del fatto che ci sia una situazione di racket degli immobili e quindi metta in pericolo la vita delle persone che l'hanno denunciata, ovviamente crea la necessità dello spostamento e della mobilità, cioè il grave motivo. Quindi questo è quanto. Però al di là di tutto, a parte critiche, non ho sentito proposte di modifica, cioè vorrei capire il senso di non aver bocciato in aula la mozione, averla fatta portare in commissione per poi dire che comunque va bocciata, perché in sintesi questo state dicendo, cioè non lo capisco proprio. Lei. Noi non abbiamo chiesto di ritirarla. No, avete chiesto voi. Stavamo in dichiarazione di voto. No, non è così. Non è così, consigliere Gagliardi, abbia pazienza. Ma c'è la registrazione, non è che deve dare torto a me. Va bene, ha ragione lei. Beh, comunque diciamo che l'abbiamo portata in commissione dove mi pare che ci sia un contraddittorio un po' più ampio, se vogliamo. Io ribadisco la mia perplessità e inutilità di questa risoluzione, sinceramente. Poi non voglio influenzare il voto di tutti gli altri consiglieri, assolutamente. Per me il caso grave dove c'è una denuncia e ci sono minacce è il giudice che interviene, non interviene il comune o la regione. Anche perché chi siamo noi per poterlo stabilire? Io questo non riesco a capire. Comunque, la parola alla signora Boccacci di nuovo. Si dovrebbe mutare, signora? Presidente Baiocchi, io chiedevo maggior controllo su tutti e due i fronti, sia come sia sulla gestione di questi appartamenti, di questi alloggi, sia proprio come presenza, perché 20 anni fa circa, quando è stato istituito questo Borgo Sorano, quando è stato costruito e sono stati assegnati questi alloggi, il Comune di Roma aveva messo un presidio di polizia municipale. Dopo qualche mese accadde un fatto gravissimo secondo noi, e cioè questi agenti di polizia municipale furono minacciati e il presidio se ne andò. Questa è una cosa gravissima, perché significa, cioè il messaggio che è stato dato a questi bravi signori è: noi siamo più forti, noi ce la gestiamo come ci pare questo quartiere, capito? Quindi serve anche il presidio
fisico. Ora, non significa questo di volere la NATO o l'esercito, ma davanti a un fatto così grave che un agente di polizia municipale è stato minacciato, questo è grave perché la dice lunga sulla debolezza delle nostre istituzioni, dove le istituzioni, ripeto quello che ho detto prima, dove le istituzioni mancano, lo spazio vuoto lo occupano gli altri. Tutto qui. Su questo, signora, ho pienamente ragione e non conosco i fatti che raccontava lei di 21 anni fa e non ho ragione di non credere che non siano giusti. Però devo dire pure che ci sono stati dei segnali, come lei stessa ha detto, che dove l'autorità giudiziaria è intervenuta. Quindi riterrei che insomma lo Stato proprio del tutto assente non è. Comunque la ringrazio anche di questo approfondimento. La parola al consigliere Fabio Ecca, grazie. Sì, grazie Presidente. Mi associo anch'io a quella che è diventata una moda, che come tale quantomeno da contrastare, perché non possiamo ogni volta creare mozioni e altri atti in consiglio e lamentarsi poi che debbono essere approvati, rimandati e poi uscire anche su gli articoli con articoli su Roma Today. Io direi che non è proprio il modo giusto e legittimo di fare politica, se si vuole fare politica. Se si vogliono fare altri tipi di interventi, naturalmente questo è lo strumento maggiore. E andando tecnicamente sulla cosa, io francamente non penso che il municipio sia sostanzialmente competente sul tema, nel senso che a oggi non ha poteri. Magari ce li possiamo augurare, magari no, ma oggi comunque non ha poteri di assegnare o meno case popolari o altro, qualsiasi altro tipo di alloggio. Quindi io direi che, come dire, probabilmente il servizio fotocopiatrice di mozioni e risoluzioni ha funzionato, ma ha funzionato senza leggere neanche quello che è il, come dire, il territorio in cui venivano proposte, per cui mi lascia veramente basito una proposta che non penso proprio che il municipio abbia nessun potere di questo punto sul tema, diciamo, oggetto di discussione per adesso. Quindi, se vogliamo, veramente è una discussione politicamente molto rilevante, interessantissima, ma che il municipio non ha interesse alcuno. Grazie. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Muropes. Sì, grazie, Presidente. Ma io vorrei capire una cosa. C'è una proposta di risoluzione, l'oggetto dice che è necessità di garantire immediato cambio dell'alloggio, eccetera, eccetera, al fine di garantire la loro incolumità. Allora, se siamo d'accordo sull'oggetto, proponiamo delle modifiche al testo, al dispositivo, se riteniamo che il dispositivo non sia aderente. Però, voglio dire, come si fa a essere... diciamo, avere una chiusura totale sul documento quando c'è un oggetto del genere, prima cosa. Seconda cosa, il municipio non c'ha competenza quasi su niente e quindi non ha competenza nemmeno sulle questioni nazionali, dove in realtà mozioni sono state fatte, presentate su leggi nazionali, invitiamo il governo a fare cose, eccetera, e poi ci impelaghiamo su questa cosa perché il municipio non ha competenza. È vero che il municipio non ha competenza, tanto è vero che nel dispositivo c'è scritto di impegnare a sollecitare il sindaco a farlo. Non c'è scritto che il municipio fa, disfa e mette a disposizione. Quindi
mi sembra che sia in linea con quello che quel poco di competenze che ha il municipio. Cioè invita semplicemente il sindaco, sollecita il sindaco a fare, ad accordarsi con la regione per intervenire a tutela, ritorno a quello che sta nell'oggetto, a tutela delle persone che sono a rischio della loro incolumità. E così non va bene. Allora, se non va bene così, io capisco che magari formalmente, eccetera, allora non va bene quel testo di dispositivo, si proponga un'integrazione, una modifica, eccetera. Non, secondo me, non, dire che questo testo è inutile mi pare sia francamente un po' esagerato. Che poi possa essere messo a punto, questo siamo d'accordo, siamo qui apposta, la commissione è per approfondire, è stata diciamo riportato insomma in commissione il documento, i proponenti hanno accettato di portarlo in commissione con l'obiettivo di discuterlo, approfondirlo, modificarlo, eccetera. Se in commissione si deve ottenere un risultato diciamo nullo, a questo punto è anche stato inutile convocare la commissione, perché cioè, io penso che il nostro intervento deve riguardare l'oggetto, se siamo d'accordo su quell'oggetto ma non siamo d'accordo sul dispositivo e proponiamo delle modifiche al dispositivo, ma non fare nulla mi pare sinceramente esagerato. È vero che il municipio non c'ha competenza, ma infatti il municipio lì non dice che impegna la presidente del municipio a fare questo in funzione a mettere a disposizione degli alloggi, dice che invita il sindaco ad accordarsi con la regione. Quindi non sinceramente mi pare esagerato il rigettarlo totalmente. Sicuramente potrebbe essere da sistemare, da aggiustare, però ecco, proponete o se, diciamo insieme una modifica che lo renda accettabile per tutti, perché secondo me la questione è garantire la loro incolumità, cioè noi stiamo discutendo su quell'oggetto lì, quindi pensiamo che questo documento sia in qualche modo debole, rendiamolo più forte, ma non rimandiamolo indietro, secondo me. Cioè sarebbe secondo me un boomerang per noi, cioè una commissione che alla fine decide di non decidere, non lo so, io la vedo così, insomma, ripeto, non è questione di, diciamo, di cioè convengo che possano esserci punti da sistemare, sistemiamoli, quello dico, non rimandiamole indietro, insomma, perché il tema di sicurezza di queste situazioni di, diciamo, precarie, di micro, macro criminalità, eccetera, vanno in qualche modo contrastate. Questo è un segnale. Abbiamo fatto mozioni su al limite della pace nel mondo, adesso mettersi qui a dire che non c'è competenza al municipio, sinceramente mi pare un po' esagerato. Se fosse per questo il municipio non dovrebbe fare nulla, perché la competenza del municipio è talmente minima. Quindi insomma, invito se ci sono modifiche a suggerire quali possono essere secondo voi o secondo noi le modifiche per rendere questo documento più incisivo. Questo penso che sia una cosa che rientra nel ruolo di questa commissione, se vogliamo, perché è stata costituita, è stata indetta apposta, quindi... Allora, consigliere, mi permetto di darle qualche risposta facendo attendere un attimo i consiglieri che si sono iscritti a parlare. La commissione è stata convocata perché io come presidente do sempre il massimo rispetto di tutte le mozioni o altro che vengono presentati dai consiglieri stessi, senza preclusione alcuna, e non mi potete accusare assolutamente di questo. Questo è un punto. Ma nessuno l'ha detto, presidente. Beh, però dici che abbiamo convocato a fa, quello è sinonimo. Sinonimo se di l'esito prendo in giro, non prendo in giro nessuno su questo. No, se l'esito non è negativo, politici, quindi è solo un interesse del lavoro che siamo chiamati a svolgere. Per quanto riguarda invece quello che giustamente diceva lei, che
il municipio ha ben poca competenza in merito a questo, ma non ce l'ha manco, e ribadisco il mio pensiero che forse non ho chiarito bene, non ce l'hanno nemmeno la regione e il comune, perché di fronte a casi dove c'è l'intervento dell'autorità giudiziaria per una denuncia, è l'autorità giudiziaria che interviene per far assegnare una casa, e se il comune non ce l'ha gliela dà il Ministero degli Interni, come fosse per i casi più importanti quella dei mafiosi e collaboratori di giustizia. È quello il discorso, non siamo noi, non è una cosa amministrativa. L'articolo 2, 3, 22 e 23, quelli, ribadiscono che le stati gravi di gravi necessità dell'assegnatario e del suo nucleo familiare, e questo è uno stato grave, ma non glielo dobbiamo ribadire, c'è scritto. Se poi arriva il giudice e ci dice cambiategli la casa, noi la cambiamo. Io non credo che il comune si tiri indietro o si possa tirare indietro, veramente andiamo a rischiare le denunce penali se ci tiriamo indietro, cioè qui veramente stiamo ragionando di niente, noi non abbiamo capacità di fare questo, io almeno la vedo così, poi sbaglierò, mi prenderò le accuse di tutti quanti, ma per me è così, andiamo a mettere mano proprio in un vespaio dove noi non c'entriamo niente, è già normato, è normato dalla regione, e c'è la legge che norma i collaboratori, punto, e chi denuncia e chi ha gravi necessità. Spero di essere... Comunque, non era mia intenzione criticare il Presidente, che apprezzo il fatto che ha accolto la proposta di portarla in Commissione, non mi riferivo a quello. Mi pare che l'ho accolta immediatamente con la prima Commissione libera, quindi... No, ma difatti questo va riconosciuto, non era quella o mi sono espresso male, ma non era quello il motivo della critica, insomma. Va bene così, grazie consigliere. La parola corre al consigliere Correnti. Ma io ho visto che la consigliera Pasetti si era più volte prenotata, poi andava in coda. Se ha problemi di linea, le do la precedenza tranquillamente. Ah, grazie. Sì, effettivamente ogni tanto mi cade la connessione e cade anche la mano nel frattempo. Comunque è molto semplice quello che... voglio dire, in realtà somiglia un po' a quello che è stato detto finora. Si tratta di un atto che ha un oggetto estremamente delicato, estremamente importante, che è arrivato, per quello che mi riguarda oggi, che io ho potuto valutare e leggere e su cui riflettere per troppo poco tempo. Diciamo che comunque sono d'accordo assolutamente con tutti quelli che hanno posto l'attenzione sul fatto che sia l'autorità giudiziaria in primis a dover valutare la possibilità e la necessità di un intervento, in questo caso di cambio alloggio, e laddove non ci fosse è comunque quella l'autorità a cui fare riferimento in modo principale. È anche vero che però si tratta di un argomento importante, ed è un argomento che sarebbe un peccato lasciar correre così. Quindi anche in questo caso io direi che potremmo tornarci non su questo atto, ma su atti che affrontino singole problematiche importanti e urgenti, qualora ce ne fossero nell'immediato, sia attraverso un tavolo sia attraverso altri atti. Che potessero però focalizzare l'attenzione su una singola problematica, che sia il controllo, che sia il singolo caso di un cittadino in difficoltà a seguito di un evento particolare. Comunque un argomento che non vogliamo dimenticare assolutamente, ma che in questo momento, anche riflettendo su tutti i modi possibili, e l'ho fatto, di poter eventualmente modificare o integrare questo atto, mi sembra troppo complesso, e questo lo dico riferendomi a quello che diceva Marco prima, troppo delicato, troppo complesso l'atto, troppo poco il tempo per poter seriamente ragionare su proposte o modifiche a questo atto bellissimo, ma molto generico, un po' debole come atto per avere questa portata. Quindi questa è la mia posizione. Grazie, Corrente. Grazie consigliere, la parola al consigliere Corrente. Sì, grazie Presidente. No, per mettere qualche puntino sulle i, perché ogni tanto c'è l'esigenza di farlo. Non è che
uno porta una mozione in commissione, ci mette un trattino su mozione, ci scrive risoluzione e voilà, come per incanto diventa una risoluzione dove tutti intervengono. Sono due atti che hanno una tipologia completamente diversa. La mozione è un atto che le opposizioni, ma me lo insegnate, la mozione è un atto che di norma le opposizioni portano in consiglio chiedendo un indirizzo, dando degli input alla giunta. Le risoluzioni sono atti di commissione che vengono prodotte a seguito di un'istruttoria che entra nel merito della problematica, quindi dell'oggetto evidenziato, importante o meno che sia, ma quello è la traccia su cui lavorare, e la commissione lavora su quella traccia, invitando gli interlocutori utili a ampliare le conoscenze che necessariamente la commissione, che ricordo è parte politica, può non avere, e si produce un atto che non è una mozione col trattino sopra scritto risoluzione, ma è un atto istruttorio che va al cuore del problema e tenta di dare una risoluzione, cioè una soluzione elaborata da un punto di vista concreto. Okay? Quindi portare questo e sentirsi dire la stessa cosa che si è detto in consiglio è un atto dovuto, perché questo non dà nessuna... Non c'è nessuna istruttoria dietro questa faccenda qua. Allora, una commissione quinta che si occupa di patrimonio mi convoca il Dipartimento Patrimonio, nel caso di Borgo Sorano, mi convoca l'ATER, anche in più commissioni, perché non è detto che in una commissione si riesce a fare una risoluzione se si vuol farla bene. Si convocano tutti gli attori, quindi ATER, Dipartimento Patrimonio, Dipartimento Politiche Abitative, e non vuol dire perdere tempo, vuol dire usare il tempo per risolvere una situazione, perché il tutto è subito. Io lo facevo quando avevo 5 anni, poi ho capito che il mondo è leggermente più complesso del mamma comprami il gelato, ok? E quindi si lavora così, secondo il mio modo di vedere, poi giusto o sbagliato che sia, lo diranno altri, però la risoluzione, e ritorno nel merito, è un atto di commissione che esige una istruttoria, non è un trattino di una penna e si cambia il titolo, perché sennò la valutazione rimane quella di prima, perché non ci sono elementi oggettivi che possano far cambiare idea. Quindi questo è, quindi vogliamo affrontare l'oggetto, necessità di un immediato cambio, benissimo, vogliamo fare una risoluzione, benissimo, si fa un'istruttoria, si convocano gli attori, si impiegano 4 commissioni e si porta un atto che sia credibile, spendibile e condivisibile da parte di tutti. Questo è. Grazie consigliere, si è terminato, la parola alla consigliera Canale. Io francamente mi sembra allucinante quello che sto sentendo, nel senso che l'atto è stato portato in commissione per discuterlo, non per farlo votare così com'è, ma per far fare le integrazioni dei rilievi che erano emersi. Quindi invece qui non si sta cercando di fare le modifiche, i rilievi. Poi rispondendo a due persone, in particolare a Corrente, non sono io il presidente della commissione, quindi non dispongo io se invitare il Dipartimento Patrimonio, il Politica Abitativa e quant'altro. Quindi no, perché mi si fa sempre la ramanzina tutte le volte, allora adesso le rispondo. E poi rispondo al consigliere Ecca, scusami Giulio. Rispondo poi al consigliere Ecca, che si permette di dire che questo non è oggetto di competenza del municipio, dopo aver presentato una mozione improponibile e inammissibile in consiglio che invitava il ministro. Quindi è meglio che lui sta zitto proprio, ok? Grazie. Grazie consigliera, la parola al consigliere Gagliardi. Grazie presidente. Allora io cerco di andare su, pur non facendo parte della commissione, insomma cercando di dare il contributo sull'argomento. Io la vedrei in questi termini, insomma. Io continuo a ritenere che l'atto, anche se eventualmente modificato, sia sostanzialmente irricevibile, perché non solo non c'entra l'argomento, ma mi sembra comunque sia molto più d'effetto che di risultato, ecco, passatemi questa cosa, e non è una vena polemica, è una constatazione. Ora, io quello che cercherei di fare è un altro argomento, cioè
vorrei riportare l'attenzione dell'amministrazione tutta, che comunque sta svolgendo già in Commissione Patrimonio e Politiche Abitative un lavoro in tal senso. C'è stata la settimana scorsa, no, scusatemi, questa settimana c'è stato un sopralluogo a uno dei nostri patrimoni, diciamo, di politiche abitative che si trova a Spinaceto, che vi ha formato per far partire il 110%, cioè ritengo che la questione della sicurezza vada lasciata in mano ai soggetti che sono deputati ad occuparsi. E questo è sicuramente il Dipartimento dal punto di vista dei controlli, e ricordo che il Dipartimento del Comune è il titolare delle assegnazioni e delle decadenze delle assegnazioni. Non è ATER, non è la regione, non è altro. Da una parte. Dall'altra l'autorità giudiziaria che giustamente deve individuare, deve intervenire, deve fare quello che è necessario che faccia. Ci tengo a dire questo perché? Perché noi non possiamo pensare che un atto politico di qualsiasi tipo e di qualsiasi, diciamo, con qualsiasi intenzione, anche le migliori del mondo, possa pensare di derogare a questo. Sottolineo che l'autorità giudiziaria, quando deve entrare dentro il tema delle assegnazioni o dello spostamento delle persone, state tranquille, probabilmente chi non segue il settore delle case popolari non lo sa, ma state tranquilli che interviene. Perché quando hanno denunciato i Casa Monica o altre famiglie di questo tipo, le persone sono state messe in alloggi sicuri. Quando c'è una separazione, la casa, anche se è in affitto ERP, e quindi è assegnata sulla base di una normativa specifica, viene assegnata all'uno o all'altro coniuge. Quando all'interno di queste famiglie ci sono situazioni di violenza, i nuclei familiari, la parte debole del nucleo familiare, normalmente purtroppo le donne e i bambini vengono accolte proprio nella quota di riserva con un piano specifico che è stato fatto, visto che oltretutto è uno appunto degli utilizzi scusatemi, della quota di riserva. Quindi Chiedo scusa, consigliere Gagliardi, chiedo scusa agli uffici se cortesemente, se tutti i consiglieri sono d'accordo, se possono prorogare la registrazione che sta scadendo. Grazie. tranquillamente, sì. Prego, prego consigliere, Ok. chiedo scusa dell'interruzione. No, ho fatto benissimo. Ubi Maior. Quindi quello che mi sento di dire è che senza che ce ne voglia la consigliera Canale, penso che questo atto, diciamo, non abbia grande possibilità di essere, ma non è tanto una questione di votazione, è proprio una questione di contenuto. Cioè, capisco che è utile, no? Cioè, anche, come dire, ai fini della, appunto, rappresentazione del gruppo, dell'attenzione su alcuni temi. Non lo metto in così come andare, no, per quartieri a fare le foto con Virginia Raggi. Cioè, importantissimo, legittimo e giusto. Però noi, almeno noi, poi chi non si sente in questa grande famiglia non è, come dire, un problema mio, abbiamo l'onere dell'amministrazione. L'amministrazione vuol dire anche serietà e, come dire, oculatezza negli atti che vengono prodotti. Questo è un atto bandiera, perfetto per farci un comunicato stampa se viene approvato e se viene bocciato, ma non è un atto fattivo, non è un atto che incide sull'argomento. Anche perché la premessa è stata, ma guardate che la normativa la prevede la possibilità di utilizzarlo in tal senso. E quindi, come giustamente sottolineava il nostro presidente, mi sembra allora che siamo già nelle condizioni di muoverci, appunto. Anzi, sarebbe, come dire, un elefante nella cristalleria un atto di questo tipo che va a dire: guarda, scegli di spostare, caro sindaco, scegli di spostare come preferisci. Questa situazione, insomma, le persone da un quadrante all'altra città, poi fra l'altro su anche, cioè, non ci si rende neanche conto sulla complessità dell'attività che viene fatta. Vi dico soltanto una cosa: alcune famiglie sono radicate in quasi tutte le zone dove è presente l'ERP, cioè, giusto per darvi un parametro, quando quelle famiglie vengono messe in sicurezza negli appartamenti del Ministero dell'Interno, giusto per dare un paragone, insomma, di quanto non si capisca e non si conosca il settore, perché questa è una vicenda drammatica. Questa cosa non sta passando, qui sta passando, questa è la cartuccella. Questa è una vicenda drammatica che ha a che fare non solo con la sicurezza e con la vita di quelle persone, ma ha a che fare anche con attività mafiose o comunque sia di criminalità organizzata. Cioè, non scherziamo, per favore, cioè, ci vuole serietà quando si fa queste cose. Grazie. Grazie consigliere.
La parola alla consigliera De Vivo. Grazie anche a Manuel che ha specificato meglio queste cose, però anche dalle stesse parole di Carla Canale. Quando Carla prima ha detto che ha specificato che cosa succede quando c'è un atto giudiziario, ci siamo già dati la risposta. Cioè, è la stessa cosa che sta dicendo anche Roberto Baiocchi. Cioè, sono queste situazioni che sono già indirizzate. Noi che cosa diciamo? Andate dove state andando, continuate ad andare dove state andando. Cioè, anch'io ritengo inutile questo atto, se non un atto bandiera, come ha detto Manuel Gagliardi. In che cosa lo possiamo migliorare? Ecco, forse qua ci dobbiamo chiedere che cosa lo possiamo migliorare, ma non certo oggi in questa riunione, perché come dicevamo va approfondita la questione, se pensiamo di poter migliorare questa cosa. Quindi il fatto di mettere all'interno di una risoluzione o mozione, adesso mi piacerebbe andarla a rileggere, ecco, necessità di garantire un immediato cambio di alloggio, ma perché voi pensate che veramente le autorità giudiziarie, il comune, eccetera, non garantiscono un immediato cambio di alloggio? Cioè, veramente pensiamo che con questa cartuscella noi interveniamo su questo argomento, se non addirittura peggiorandolo? Questa risoluzione non è, come dice anche, come richiesto anche da Marco Muropes, non è aggiornabile, non è modificabile, perché è proprio l'oggetto che è sbagliato. Noi non possiamo come municipio, adesso mi riallaccio anche al discorso dell'attacco fatto a Fabio, come municipio noi non possiamo garantire un immediato cambio d'alloggio. Non possiamo, non lo può né il comune né la regione, lo può soltanto l'attuale normativa che già è in essere, che prevede un passaggio, uno step, ma andiamo a mettere mani su questioni giudiziarie che non ci competono. Si può competere di chiedere a un ministro di fare una cosa, ma non ci può competere a noi qui dentro di intervenire all'interno di un iter giudiziario. Possiamo, ecco perché è proprio l'oggetto che è sbagliato, possiamo invece, come diceva anche prima Corrente, provare a pensare se c'è qualche cosa che può fare che possiamo fare come amministrazione, mi sembra comunque un lavoro enorme che non si potrebbe salire in 3, 4, 5 commissioni. Mi sembra un lavoro enorme. Ecco perché io prima dicevo: noi abbiamo già un osservatorio municipale che probabilmente lavorerà anche su questi temi, che è il tema della sicurezza. Quindi anche secondo me io non riesco proprio a trovare il materiale per modificarlo, perché è già l'oggetto che se l'oggetto è errato è immodificabile. Ho finito. Grazie consigliera. Allora, vedo che non ci sono più interventi. A questo punto credo che l'atto debba essere messo a parere, a votazione. Mi date conferma da qualcuno? Nessuno. Va messo a votazione. Scusate, credo che la nostra presenza come comitato di quartiere a questo punto, in questo momento, sia assolutamente non propria, per cui ringrazio dell'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie, la ringraziamo noi di essere intervenuta, signora. Grazie, buona giornata. Allora, la signora è uscita, torniamo a noi. Credo che la proposta debba essere messa a votazione, quindi invito. Procedo con l'appello. Sì, grazie. Baiocchi? Contrario.
Canale? Favorevole. Tipo? Del contrario. Pecca. Contrario. Grazioli? Contrario. Sesso. Favorevole. Pazetti? Contrario. Con 5 voti contrari e 2 voti favorevoli, la commissione non approva. Cioè, esprime parere contrario. Okay, quindi l'esame, la necessità di garantire immediato cambio alloggio, collaborazione con la Regione Lazio, secondo quanto contemplato articolo 22 e 23 del regolamento regionale 2 del 2000, prevedendo specifica quota di riserva per cambio alloggio ai sensi DGC 131/2021, è legittimo assegnatari di immobili popolari che abbiano denunciato procedure irregolari al fine di garantire la loro incolumità, è stata respinta. La posta l'abbiamo già verificata. Presidente, io vi saluto, vi auguro buon lavoro e buon weekend. Grazie consigliere. Grazie. Anche da parte mia, buona giornata. Grazie. Arrivederci entrambi. Allora, come dicevamo, la posta l'abbiamo già controllata, non so se ci sono varie ed eventuali da parte dei consiglieri, da parte mia no. Io direi, chiederei al Presidente se confermate la prossima settimana di fare, diciamo, il check del lavoro svolto finora, diciamo, negli ultimi mesi, per vedere, insomma, di fare un riepilogo complessivo. Sì, l'idea era quella, a meno che non ci sia qualche altra urgenza, l'idea è quella, in modo che così andiamo a vedere tutto quello che abbiamo fatto o non fatto, anche per dare seguito a quello che dicevamo sempre in commissione, che abbiamo detto anche oggi in commissione. Facciamo le mozioni, ma vediamo poi a cosa portano, a cosa non portano. Quello è il nostro obiettivo, diciamo. Quindi ritengo che sarà quello l'oggetto della prossima commissione. Io concordo, mi sembra importante, Roberto. Concordo proprio, perché tanta carne a cuocere, se poi non ci fermiamo un attimo. Non ci fermiamo e non verifichiamo dove siamo arrivati e dove stiamo andando, è inutile, perché così ci perdiamo per strada le cose. Va bene. A Muina, si dice a Napoli, facciamo a Muina. A Muina facciamo. A Muina. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta. Possiamo interrompere la registrazione, sono le 11:10, 6. Pareri in ordine alla sola.